Salve, benvenuti in un nuovo video. Salve, allora, questo lo mettiamo qua, se no non mi vedete. Sì, lo so, sono consapevole del fatto che non sto registrando tanti video in questo periodo, ma preferisco non registrare video e non pubblicare piuttosto che fare qualcosa di forzato e qualcosa che non mi piace realmente, quindi settimana scorsa avete visto che non ho pubblicato niente perché comunque volevo concentrarmi sui progetti che stanno entrando piano piano e su determinati video come questo, che come avete letto dal titolo ci sarà una grande novità nel mio percorso e nel futuro del canale. Iniziamo con un progetto easy che vi andrò a raccontare più tardi perché adesso sto andando proprio lì. Non voglio ancora dirvi chi sarà il mio nuovo sponsor, ma lo scoprirete a breve, perché ci sto andando infatti. E niente ragazzi, voglio dirvi inoltre che sono ancora tuttora adesso nel mese non sgarro. Oggi è il 21esimo giorno. Non sto perdendo i chili che vorrei, perché sto sbagliando. Non mi sto allenando e il mio corpo ne risente, ovvero sto perdendo poco peso nonostante stia seguendo la dieta perfetta, ma ho paura che diventi flaccido e perda, diciamo, la voglia. No, perché la voglia di allenarmi e di amare questo sport non la perderò mai in tutta la mia vita, ma ho paura di diventare un po' scarsino e tutto, perché poi quando riprenderò sarà molto ma molto più difficile ritornare come ai vecchi tempi. Adesso non è che ero chissà che, però diciamo che i miei due pesetti ce l'avevo. Va bene ragazzi, è tardi, sono in ritardo, direi che si può andare perché mi aspetta un 40 minuti di strada. Andiamo a scoprire chi sarà il mio nuovo sponsor. Ma vattene a fango. Allora, ci siamo, sono arrivato e adesso vi faccio vedere dove sono, così almeno vi presento il nuovo sponsor e vediamo chi è. Raster sarà il mio sponsor per il mio prossimo documentario e poi per quello che verrà in futuro lo scoprirete più avanti. Siamo qua nel paese dei balocchi. Adesso ci facciamo due chiacchiere con Giulia, che è la responsabile vendita e responsabile tecnico per la parte italiana e gestisce anche social. Faccio fare due chiacchiere così almeno ci spiego un po' chi è Raster e quali sono i progetti. Raster, come visto dai social e da tutto, non è un'azienda che è nata in Italia all'inizio. Esatto. Perché è nata in Spagna, giusto? In Spagna, sì. Come è avvenuta la transazione in Italia? Come l'avete portata qua? Allora, io ho conosciuto Raster Spagna, okay. Palma de Mallorca, The Comp. Okay. Mi sono innamorata del marchio, ho iniziato a lavorare, a conoscere Pedro Martinez, che è il fondatore di Raster. Okay. Poi ho avuto la fortuna di passare 6 mesi in Spagna per l'Erasmus. Ah, okay. Lì l'ho conosciuto personalmente, mi sono allenata 6 mesi in un box Galaxy CrossFit che amo, adoro, è la mia seconda famiglia. Che è solo Raster, materiale. Ah, okay. Solo Raster, quindi ho potuto provare, testare il materiale e mi è piaciuto, mi sono innamorata, allora abbiamo deciso di portarlo in Italia perché anche Pedro ha sempre amato l'Italia e comunque il mercato il CrossFit è molto, molto importante, oggi sta diventando sempre più importante. E abbiamo deciso di iniziare questa... Ti è piaciuto così tanto che ne hai fatto un lavoro e l'hai portato pure a casa? Mi è piaciuto così tanto che mi sembra di averlo fondato. Sì, sì, mi sono veramente innamorata. Io Raster ce l'ho anche sul letto, la R di Raster. No, è bello il fatto che, diciamo, lo vedi
ti innamori, poi diventa il tuo lavoro quello. E poi sì. Cioè sì, questa sì. È, secondo me è la cosa più importante. No, infatti sono molto contenta. Non vedo l'ora di poter fare un po' di più perché adesso purtroppo siamo abbastanza bloccati. Certo. Voi qui siete nati a febbraio? Sì, febbraio. Okay. 25 febbraio. Ok. Beh, nonostante il Covid, ho visto che avete lavorato tanto anche con le gare italiane. Abbiamo iniziato, dovevamo iniziare con Cross League, che sono stati i primi a darci fiducia, infatti ringrazio molto, purtroppo però non abbiamo potuto. E allora, grazie a Luca e Valerio, abbiamo fatto Wodagoa. Ok. È stata una bellissima gara, anche grazie all'aiuto del Morra. Una delle poche gare svolte in Italia. Una delle poche gare svolte l'anno scorso in Italia, sì. E non vediamo l'ora di rifarla e di rifarne altre in realtà, perché siamo stupidi allenarci in casa. Non troppi spoiler per le prossime gare. Per però non portare ci saranno novità. Ci saranno grosse novità, sì. E se li andate a seguire sui social sicuramente troverete tutte le novità, ma anche su questo canale ci saranno altre novità. Maglietta pure. meritata. E, come detto prima, io andrò a fare 6 settimane di documentario su... fermi, non voglio ancora spoilerarvi il prossimo documentario che andrò a fare, perché lo vedrete in un prossimo video dedicato al percorso che andrò a svolgere per 6 settimane su un documentario che scoprirete più avanti. Dai, non troppi spoiler perché sennò poi non vedete più niente, quindi per ora niente spoiler. Vai Andre, puoi continuare. Grazie a Raster Italia. E va bene Giulia, io ti ringrazio, grazie per la disponibilità, e voi vedrete presto le novità sul canale e sulla pagina di Raster e sulla mia pagina. Ragazzi, grazie a tutti e ci aggiorniamo più tardi noi. Ehi, fermi un attimo, so che è pieno di interruzioni questo video, ma ci sono dei motivi ben precisi. Voglio ringraziarvi di essere arrivati fin qua, e per questo voglio farvi un regalo, perché da oggi è aperto il codice sconto TIGRE10, dove sul sito di Raster Italia avrete il 10% su qualsiasi articolo. Quindi, se dovete fare i vostri acquisti, volete risparmiare un pochino e supportare il canale YouTube, usate il codice TIGRE10 per il 10% di sconto. Inoltre, se fate gli acquisti, ovviamente dovete taggare per forza me e Raster Italia nelle vostre Instagram Stories. Va bene ragazzi, vi lascio la conclusione del video, che sennò facciamo altre interruzioni. Va bene ragazzi, il video può concludere qua, avete visto tutto, avete conosciuto Raster Italia se prima non la conoscevate. Raster, come detto prima, mi accompagnerà in queste 6 settimane, sarà il mio sponsor ufficiale, ma andrete a scoprire i dettagli del mio documentario in un prossimo video. Vi farò vedere l'attrezzatura che mi ha rilasciato Raster nel prossimo video qui sul canale, dove presenterò tutto il documentario, chi mi seguirà, che cosa andremo a trattare, e vi farò vedere l'attrezzatura di Raster, vi daremo più dettagli più avanti. Quindi il video può concludersi qua. Ringrazio ancora Raster Italia per avermi supportato in questo mio nuovo documentario e per avermi dato... Quindi ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua, noi ci vediamo in un prossimo video. Vi ricordo Instagram qui sotto, iscrivervi anche al canale YouTube, seguire anche Raster Italia, e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao belli!